souls. Ed era una piccola cartolina di Amalfi, quello che abbiamo ripresentato insieme alla Darsena di qualche settimana fa. Con me, devo dire adesso, devo aggiungere un aggettivo, il mitico Agostino, perché l'anno scorso l'ho conosciuto ed è stata una piacevole sorpresa. A volte è difficile riconfermarsi, lui l'ha fatto alla grande, non è plagieria, ma sicuramente i miei complimenti per il lavoro che hai saputo svolgere. Ti ringrazio per i complimenti, ma è un lavoro che ormai va avanti da anni, sono ormai 6 anni che facciamo questo e diciamo che ogni anno cerchiamo di fare sempre meglio per soddisfare le aspettative dei giovani amalfitani e dei turisti che sono in questo paese. E Amalfi è ancora piena, anche perché questa sera notte bianca. Sì, in effetti prima per tutta Amalfi c'è stata questa notte bianca con artisti, bar aperti, ristoranti e noi siamo quindi la festa conclusiva di questa notte bianca, la nostra White Emotion. Per il resto penso che parlano le immagini. Quindi. Stanno parlando le immagini e fra poco parleranno anche coloro che hanno collaborato e i personaggi di questa sera. Assolutamente. Chi sono? Abbiamo Anya Jay, la vocalist residence di Fashion TV. Poi abbiamo avuto qui con noi Giulio Cuba. Dopo 2 anni è tornato a trovarci dalla Spagna e il nostro DJ resident Pio Manzi. Un caro amico mio. E poi vabbè ci saranno tutti gli altri DJ, Francesco Baldi, Andrea Florio, Filippo Di Costanzo. E poi se vogliamo ringraziare tutti stiamo qui fino a domani. I ringraziamenti a dopo per la chiusura, io direi di guardare le immagini e divertiamoci insieme.
E come tutte le cose belle cominciano purtroppo a finire, è finita l'estate, ma il ricordo è forte per tutti gli amalfitani per quello che sei riuscito a regalare a loro. Diciamo che anche stasera siamo riusciti a fare qualcosa di spettacolare. Ebbene sì, ci metto tanto impegno e quando c'è impegno e passione le cose riescono per forza. Ania Jay, sei tornata, volentieri sicuramente, hai trovato lo stesso entusiasmo, lo stesso pubblico. I love Amalfi, ogni anno che torno è sempre bellissimo. Poi lavorare con Agostino Caffè Gallì è sempre spettacolare perché sono miei amici anche a Milano, perciò mi sento molto a casa. Grazie Amalfi. Ti invidieranno tantissimo. I love Amalfi, non mi devono invidiare, devono solo divertirsi con me. E a noi qua Caffè Gallì e Agostino della Pietra. Dopo due anni sei tornato da Amalfi. Claro, retornare. Grazie ad Agostino. Grazie ad Agostino. È la seconda volta che sto qui in questa piazza, in questo sito, con questa famiglia e sto super incantato. Non parlo italiano, però sei che hai capito, che mi intendi. Sei stato bravissimo, meglio di me. Okay. Viva Amalfi, viva Amalfi. Grazie. Thank you.
il mio DJ residence delle Ciaudì, quindi gli unici giovedì sera della Costa d'Amalfi, nonché amico e collaboratore in primis anche per la Darsena, è lui, Pio Manzi. Quanto è stressante lavorare con Agostino? Talmente tanto che mi nascondo, perché lui è immenso, quindi deve fare tutto lui, quindi io mi nascondo dietro di lui e lavoro e faccio quello che dice lui. La musica precisa, perfetta, come sempre, che lui... Tu fai quello che dice lui, ma la gente fa quello che proponi tu, cioè si diverte. Sì. La cosa importante è far divertire la gente, quella è la prima cosa per me. Poi io vengo dopo di tutto, l'importante è che si divertono loro, cioè per me è tutto. Che vederli ballare e divertirsi, cioè qui al mio paese, ad Amalfi, per me è un'emozione immensa, immensa. Questo inverno dove ti vedremo? Quest'inverno sarò a Ravello al Mosaic il venerdì sicuro, poi i sabati non so, forse all'Officina, forse non so, non so ancora. Trattative aperte, diciamo, il mercato aperto, sì. Complimenti per tutto, via. Grazie, crepi. È come tutti i film, i bei film che terminano, dovrebbero quasi scorrere i titoli di coda. Ma questa nebbia, questo fumo è bellissimo. Sembra di stare a Milano, ma non è così. Non è Milano, siamo ad Amalfi e non è un film dell'horror che dopo la nebbia sono usciti due volti. No, assolutamente. Felici. Bene. Allora Agostino, io vorrei innanzitutto che tu facessi ringraziamenti a chi di dovere, a chi ti ha anche concesso di fare tutto. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno sopportato, ma soprattutto chi mi ha sopportato, che è ben diverso, perché comunque ci troviamo in una piazza, quindi magari tutto il vicinato, i nostri sponsor, Travelmar, Acqua di Amalfi, Doggi Supermercati, Margherita Esposito Gioielleria e ancora tutti i ragazzi che mi sono vicino, quindi i gruppi di PR, BS Group, Costa Eventi, Jack and Green e ancora tanti altri. E per non dimenticare poi l'amministrazione, quindi il sindaco, la giunta e il nostro assessore al turismo che ci ha permesso di fare tutto questo. Io direi ringraziamo così, giusto dando bene, anche se è di notte, va? Assolutamente! No, ma non per ultimi, ma non ultimi! Quindi stress di notte. Ci hanno visto in tantissimi. Vi hanno visto in tantissimi. Vi ringrazio. E non devo dimenticarmi, perché se io riesco a fare tutto ciò è perché ho un appoggio di mio fratello Luciano. Grande Luciano. Che lavora dietro le quinte, magari io esco nell'Intelin TV, ma lui lavora, vi garantisco. Fa il 50% del mio lavoro. Ringraziamo anche il nostro Stefano che ti è stato fedele. Bene, stasera Stefano ha messo la maglia nuova, se lei lo inquadra. Infatti. E praticamente l'hanno fermato per strada e gli hanno chiesto quanto costava l'abbonamento Sky, perché hanno visto scritto Sky dietro. Allora ricordiamole, Sky 826 per vederci, no? Telecolore, su YouTube, sul sito del Sessi Notte, dappertutto potranno rivedere questa magica estate firmata
Galì, firmata. Cercate Caffè Galì su Facebook, così magari avete gli inviti per questo inverno, perché ci stiamo già pensando. E noi vi terremo informati. A voi. Al di là di tutto, grazie di tutto a te Agostino, e arrivederci alla prossima estate per quanto riguarda questa organizzazione. Assolutamente. Grazie a voi per essere stati qui con noi.